Aspettate, ragazzi, questa stanza qua me la ricordo. Questa parte qui del castello. Allora, praticamente quella porta lì dove c'è questo fiore ci deve essere una stanza di salvataggio qua dietro. Dietro questo fiore ci dovrebbe essere una stanza, se non me la ricordo male, dal village. Qui ci dovrebbe essere una stanza di salvataggio. E infatti, e qua c'era Sancho. Panza. Non capisco perché ora è andato dalla parte dei cattivi. Non è che prima fosse buono, però vendeva la roba per i miei potenziamenti. Maschera di bronzo, flacone. Ah, questa. Serve la chiave. Giustamente. Un'altra piantina. Non ricordo nulla, non so chi sono, da dove provengo, non so nulla. I miei ricordi sono andati in frantumi, come il viso che c'è dietro questa maschera. Attenzione, potrebbe essere lui. L'unica cosa che mi resta è questo sentimento, questa fame vorace di assistere al dolore altrui, la disperazione nei loro occhi, le loro urla. Chi sarà la mia prossima preda? Il mio servitore si occupa delle offerte. Ha molteplici facce, ma nessun cervello. È il mio cacciatore migliore, non si fa sfuggire neanche un coniglietto. Forse sta parlando di quello con la clava e chi ha scritto questo biglietto è lui. Quindi forse la maschera lo ha cambiato? Le maschere sono quella, la cosa che l'ha fatto diventare un po' più strudel, perché lui era qui, ragazzi. Era qua seduto sempre. E quindi questa cosa qui mi sta mettendo parecchi dubbi. Non ci sono fiori. Mi sta mettendo parecchi dubbi questa cosa, ragazzi. Perché quindi lui non è diventato tutto un tratto cattivo. È la maschera che lo ha cambiato. Il problema è che non se l'è mai tolta, però. Ok, di qua non posso passare. In parole povere mi ha detto di qua non passi. Sento continui cambiamenti e non capisco da dove. Allora, il soggiorno non mi dà tanto, perché comunque è bloccato. Lì abbiamo una macchina da scrivere. Allora, potrei salvare, ci vediamo nel prossimo episodio, ma in realtà vorrei vedere questa porta se riesco ad arrivarci. Vediamo un po', dai. Guardiamo quella porta lì e poi facciamo il punto della situazione, perché secondo me non dico che sono andato molto avanti. Oh, qua c'è un fiore però. Oh, chissà cosa abbiamo sbloccato. Ah, proprio il passaggio intero? Un'altra scarpa. Mappa disegnata a mano. Ok. Cos'è che c'era, scusa? Allora, quell'orribile gigante mascherato mi ha scatenato contro altre creature. Se Michael non mi avesse dato una pistola, sarei diventata cibo per mostri. Chris e Kay mi hanno costretta a seguire un programma di addestramento base, ma non avevo mai dovuto difendermi prima d'ora. Devo trovare quel cristallo e filare via. Ok. I miei poteri sono derivati invece dal flacone, come potete vedere. Interessante. Gli ha dato la possibilità di controllarli. Incredibile. Non abbiamo però quella mappa da poter vedere. Cioè c'è la data e dovrebbe essere questa. C'era indicato qualcosa nel disegno. Magari poi lo guardo durante l'editing del video. Che palle che siete, oh, però. No, a te t'ammazzo perché qua mi piacerebbe passare in qualche modo. Abbiamo veramente pochi proiettili. Questo stava distruggendo tutto. Qua di fiori non ne vedo. Davvero mi hai fatto venire qua per niente? Ah no. Quindi la scia rossa. Sei davvero sorprendente, piccoletto. Ma credo che questo grosso energumeno saprà darti. Da questa parte sta cippa, Michael. Ma non si apre, Michael.
Quei mostri mi hanno seguita fin qui, ma dove si trova? La chiave monoculare dovrebbe essere qui da qualche parte, non è in questa stanza. Deve essere vicina. Ma dove? Cosa si è chiuso con un... Non andare, troppo debole. E beh, certo. Quello era un cacchio di coso gigante con la clava, vedi te. E quindi? Che devo fare? Ci sono già entrato. Ok. Ah! E dillo prima, no? Si può vedere fuori? Oh! Buona, ragazzi! Che succede? Stiamo arrivando veramente a un punto devastante di questo mistero. Un altro fluido? Quindi posso... Non era soltanto uno sblocco. Cioè, posso proprio potenziarmi? Comunque stiamo usando bene le munizioni, secondo me. Punto giusto. Anche farsi colpire ogni tanto non è neanche una roba malvagia, eh. Perché se poi riesci a capire come sfruttare le varie soluzioni mediche, anche perché qui abbiamo un fluido chimico e la possibilità di decidere se farci un medicinale oppure altri proiettili, quindi continuiamo ad accumulare le cose, ma qui... Quindi ce ne sono altri. Ora sei forte. In che senso, Michael? Focalizza su nemico. Cosa fatto? È incredibile. Praticamente lo rallento. Cioè lo blocco. Ma... Però guardate, mi ha tolto uno su tre di... dei pallini di... In quella sorta di schema a radice che c'è nell'angolo in basso a destra, mi ha tolto uno di quei pallini. Quindi, ok, ottimo, ma fino a un certo punto. Disto. Rametto di salvia bianca? Anche questo. Vuoi vedere... Pianta che ricarica i poteri del mutamicete. Ma di quanto? Di uno? Quindi sicuramente recupera quel pallino lì. Però qua diceva questo messaggio che la chiave è qua vicino. Dove potrebbe essere a questo punto? Se io... dietro di me è chiusa. Stai attenta. Sti Kates, se te lo posso dire. Grazie alla cippa. Allora, stiamo attenti un attimo a capire anche che merda, me la ricordo sta parte. Qua c'era una strada persino, ragazzi. Ma perché porco schifo, guarda? Ah, cioè praticamente per tutti e due? Munizioni. La chiave! Come affermato in precedenza, l'interruzione degli autoinduttori all'interno della rete del mutamicete può avere effetti destabilizzanti. È possibile osservare questi effetti anche sulle creature formate dalla muffa, a differenza degli sclerosi che subiscono una disintegrazione cellulare. In questo caso si verifica un marcato rallentamento dei loro movimenti, arrivando praticamente a bloccarli. Se altri organismi si trovano in prossimità dell'obiettivo, l'effetto di questa interruzione può diffondersi. Ah, infatti è quello che è successo, ma il suo raggio di influenza è molto limitato. E infatti è quello che è successo. Ora proviamo ad aprirli. No. Uno doveva prendermi, raga. Ma quanti cacchio siete infami. Oh, per la serie. Sì, stiamo usando benissimo i proiettili, ragazzi. Cambrodo. Che cazzo. In testa. Oh. Sì, ma Giacomino, tu no. Finito? Allora, ragazzi, ne ho fatti fuori un bel po', ma è servito veramente a niente. Ma intanto pigliamo la chiave. Oh, monoculare, ragazzi. Abbiamo una delle chiavi più importanti. Io mi ricordo che qua c'era una sorta di passaggio nell'altro gioco. Può essere?
Allora, vi faccio vedere. Praticamente uso la pianta. Due ne fa. Meno male che ho fatto bene, ragazzi, perché prima avevo uno spazio vuoto. Se avessi usato la pianta, avrei ricaricato solo uno. Invece così ne ricarico due. Sembra una cagata quella che ho appena detto, ma invece... Qua c'è quello grosso? No. Scusa, puoi evitare di rompermi le palle? Respingi. Posso respingere? Ottimo, ragazzi. Posso respingerlo? No, no, vieni. C'è una roba assurda, comunque, eh? Ora sì che hai poteri. Solo che dobbiamo trovare quelle piantine, perché mi deve ricaricare spesso la situazione. Qua non eravamo andati prima, sapete? Fluido. Dei quadri. Interagisci. I predatori schierati in fila fissano minacciosi le loro prede. Fighissimo, fighissimo. Allora, qua abbiamo pecora. Raccogli. Fatemi capire un attimo. Allora, qua abbiamo delle farfalle. Qua abbiamo una rana. Lupo, pecore. Ok. Allora, secondo me farfalla ci potrebbe stare, perché il rospo comunque secondo me questo va preso. Ah, non c'è prendi, solo le pecore raccogli. Ah, visto? Raccogli. Ok. Raccogli. Beh, il lupo guarda le pecore, in teoria. Non so qua la situazione ragno-rospo, perché manca un dipinto, quindi. Devo trovare in giro un dipinto? Che palle! Perché la rana comunque... in un colpo solo può prendere le farfalle. Però le farfalle è bloccato, vedete? La rana non è bloccata, però. E niente, ragazzi. Manca un dipinto, secondo me. Devo trovare un dipinto. Perfetto. Perfetto, poi li metteremo bene insieme. Però la rana effettivamente con la lingua può pigliarsi sia il ragno che la farfalla. Quindi manca un dipinto. Ricordiamocelo, in galleria manca un dipinto. Che non troverò mai probabilmente. Qua non ci sono ancora andato. Cioè sì, ma non da qua. In teoria. Sala d'attesa. Ok, ragazzi, io direi che siamo a un buon punto, nel senso che comunque ora ho preso anche un trofeino. Ancora munizie, molto buono. Non male la situazione, ma adesso mi devo trovare quel quadro. Ok. E usare la chiave. Quindi nel prossimo episodio useremo anche la chiave, che non è per niente male, dai. Non male per adesso. Devo però trovare una macchina da scrivere in modo da poter salvare un attimo. Devo andare praticamente al... Purtroppo devo andare al piano di sotto. Mannaggia. Mannaggia. Je dois aller al piano di sotto, devo andare. Qua che cosa c'è? L'atelier. L'atelier. Qua ci siamo stati, però... Ma secondo me, ragazzi, sapete che abbiamo già fatto gran parte della villa? Bisognerà andare direttamente a quella chiave lì, monoculare, secondo me. Quindi piano di sotto. Piano di sotto comunque. Fischia. Andiamo. Facciamoci questo bel giro. Stanza principale. Posso liberarmi di una delle maschere, in realtà? Ma mica volevo metterla qua, scusa.
Allora, aspettate un attimo. Bam. No, 1. Quindi 1 e questa sì, a sinistra. Bam. Si è accesa. Si devono accendere tutte e tre, ovviamente. Allora, pipiripipi. Abbiamo sala da pranzo. Qua che cosa c'è? Scusate, non ho capito. Vabbè, la statua. Ma qua? Ma non mi ricordo. Ah, sì. Sì. Però... però stiamo andando avanti bene, ragazzi, molto, tutto molto sciolto, nel senso che non ho ancora trovato grossi intoppi, enigmi o cacchi vari. Fluido. Safe here. Sei stanca? Sto bene, ma tu come stai? Per questo le tue parole spariscono. Allora cerca di non strafare. Praticamente mi ha detto che questo è un luogo sicuro e posso riposarmi un attimo, anche perché poi la corsa all'interno della villa non è per niente facile. E quindi lui cerca di farmi fare delle piccole pause. Ma detto questo, io direi a questo punto, dai, cerchiamo di andare nella macchina da scrivere. Ci vediamo nel prossimo episodio per continuare appunto la prima porta, ragazzi. Quindi si va alla prima porta. Monoculare, ovviamente. Allora, vediamo. È qua la macchina da scrivere nel soggiorno, no? Perché me lo dà rosso? Oh, è vero, io c'ho la chiave. Cosa? Freno di bocca? Ma dai. Questo perché lui qua vendeva i potenziamenti delle armi nel vecchio gioco. Parte di modifica per aumentare la potenza di fuoco? Ma che sta diventando sta pistola? È già il secondo pezzo che gli monto su. Sta diventando un'arma... che so, Rambo. Ok, e quindi adesso me l'ha fatto di verde, vuol dire che tutto quello che potevo fare qui dentro l'ho fatto. L'unica è la sala da pranzo, ma adesso noi andiamo a salvare? Non posso salvare? Oh, merda. Ok. Ragazzi, si farà più lunga del previsto. Quindi vado dritto, dai. C'è il cortile. Sperando di non beccare il gigantone in cortile. Però raga, effettivamente non dovrei. Grazie. Ci provo, ma è difficile quando c'è un gigante matto che ti cerca con i suoi aiutanti schifosi. Già, non posso affrontarli tutti. Allora, che devo scappare, questo è poco ma sicuro. Qua ci vuole la chiave a 3 e non quella monoculare. Ok, sì. Ha completamente un altro simbolo. Ok, lui dice ovviamente di correre, di non farsi nessun problema. Qua c'era la cucina, vediamo se c'è una porta chiusa monoculare. Ah no, era solo chiusa questa. Sì. Siamo nella cacca, ragazzi, perché in questo momento non dico che mi sono perso, ma quasi. Nel senso che devo capire bene dove sono le porte. Non è che mi sono perso, è che devo capire dove era la porta monoculare, che ci poteva comunque fare un salto. Oh oh. C'è.
Raga, mi sto intrippando molto perché c'è molto mistero all'interno del gioco. Non mi sta dispiacendo fare tutti sti giretti. Oh! Che mi lanci giù? Passa, passa, passa. Che è? Ah, polvere da sparare. Vabbè, oh. Buttala via. Ah-ha! Allora, qua ce ne sono tre. Qua ce n'è uno. Raga, io entrerei, ma veramente il video potrebbe andare per le lunghe se entro qua nella porta monoculare. Ma credo che ce ne fotta davvero poco in questo Halloween. Possiamo farlo. Via. Yeah. Monoculo. Sì, l'ho sbloccata, bello. Che... il coniglietto malandrino è riuscito a spingersi molto lontano. Tuttavia, non sarà facile mettere quelle zampacce sulla prossima maschera. Tu lo sai allora delle maschere, infamaccio? Che caspita. Uno, due, tre, che succede qua sopra? C'è quello il gigantone, vero? Cos'è questo? E deve essere il gigantone. Che cosa? Ma che... Raga, ma che cazzo? Bastardo, schifoso. Le ha fatte mettere in dei quadri. E sono tutte chiuse. Ma che schifo, le fa mettere tipo come arredamento. Che? No, raga, qua la situazione si sta evolvendo malissimo. Premi cosa? Non è il giusto, non è giusto. Com'è che faccio qua? Ce ne deve essere una di partenza, no? Vediamo un po'. Negli abissi sprofondai e subito dopo giunsero le frecce di un arco dannato. Molto prima però un cappio al collo mi tolse il fiato. Seguito da una lama affilata che trafisse il mio cuore spezzato. Allora, negli abissi sprofondai e subito le frecce, cappio al collo, spada, abissi. Frecce, cappio al collo, spada, abissi, frecce. Quindi è giusto, scusa, che cacchio vuoi? Allora, abissi. Frecce. Cappio al collo. Spada. Forse lo devo fare... Allora esco. Dove sei? Ah, sei là, va bene allora, dai. Torno dentro. Abissi. Frecce. Ho fatto tutto. Ho fatto solo abissi e frecce. Oh mio Dio. No. E usare le scale, no? Come la vedo male. Ok.
La maschera d'argento è nella piccola stanza sul retro, ci sono quasi. Cioè, tutte ci hanno già provato. Sono solo io che ho un vestito più trendy, ma in realtà... Oh no. Ma quello è Legolas, ma che palle. Ma che vuoi? Come me la gioco qua? E dai, vai via. Ma mi vede qualsiasi cosa faccio? A meno che non passo mentre lui è girato completamente di schiena. Però è molto rischioso, eh? Che ha 200 facce sto coso. Dove va? Perché sono nella cacca? Cioè... Fatemi capire un attimo. Allora, lui adesso è lì. Io posso passare? Ma vedi che si gira, cioè... Non è bello. No bello, no bello. A parte che devo anche pensare a quella storia lì del quadro. Però... Sapete che non mi fido di questa cosa. Non mi fido perché non so dove lui deve essere e in che caso. Cioè io dovrei passare dall'altra parte. Lui si deve infilare qua dietro. Lui si deve infilare lì. Capite? Io devo essere prontissima ad andare dalla parte del fiore senza farmi sgamare. Ma che cacchio, che situazione. Però qua non ci dovrebbe venire mai, dai. In teoria. Adesso dovrebbe andare dritto e poi girare alla sua destra e quindi andare lì in fondo. Vediamo. Secondo me una volta che gira lì dentro devo passare io. Per forza. È fatto apposta proprio quel buco lì per... Ok. Mi abbasso. Uves. Che situazione però. Che palle che siete però, così. Ok. Questo è collegato a... Ma fatto a vedermi, ma vaffan brother. Dai. Ma che cazzo? Ma il culo? No! Che botta di culo! E beh, ma cosa l'ho tolto a fare? Scusatemi, non è che perché... Cioè, sono venuto qua per prendere la piantina? No, raga, non è credibile. Sono venuto qua per la piantina? No, c'è qualcos'altro da fare qua, ragazzi. Dai, è impossibile. Non credo di essere venuto qua solo per la pianta, dai. Ora bisogna capire come faccio. Perché qua sono veramente nella cacca. Allora, è stato detto praticamente da quella lettera che qua in zona c'era una maschera. Ma voi vedete la maschera? Fatemi capire. Nella piccola stanza sul retro. Nella piccola stanza sul retro. Thank you.
No, devo rifare da capo, raga. Devo riaspettare che lui faccia lo stesso giro. È tosta questa parte. È la piccola stanza sul retro. Non devo farmi sgamare né da lui né da quelli piccoli comunque. Eh sì, ragazzi, né da lui né da quelli piccoli. Non capisco la stanza sul retro. Cazzo! Ma perché se mi sgama uno? Non rompere le palle! Shakalaka. Ho stoppato anche l'altro? No. Va. E però dovresti spostarti di più, fra, perché sennò io non passo, capito? Me le fai sprecare tutte poi. Bella, dai. La piccola stanza sul retro. Non c'è nessuna piccola stanza. Ma che lettera è quella? È fittizia. Ma dai. Bene, ne manca solo una. Allora, ne fa due. Ok, perfetto, infatti me l'ha fatta recuperare. Ragazzi, siamo già a due maschere. Questa è quella da due. Hai messo le tue zappacce su qualcosa che non ti appartiene. Ma che... Penso che questo coniglietto è molto merito da bella punizione. E quanti siete? Che cos'è? La fiera del precotto. Ma che cazzo, come ha fatto ad arrivare qua adesso? Via! Rompere le palle che non è il momento. Meno male che quello non mi colpisce perché ero nell'animazione del per liberarvi e non mi ha preso. Quanto si può godere? Oh, ma quanti sono? Oh, ma basta! E il bello, raga, che non è che ho molte possibilità, cioè... vedo tutte queste possibilità, mi sono curato quello. Attenzione, la mossa che nessuno si aspetta, ragazzi. Porca miseria il DLC, porca miseria che bel DLC, o almeno molto misterioso, molto strano, molto particolare. Manca una maschera. Detto tutto questo, chi? Ah, sei ancora tu. Aspetta un attimo che devo vedere. Di là comunque c'è un passaggio che non ho. Ma perché correte così, ragazzi? Che fa? Ma stai calmo. Tranquillizzati. Bam, fluido. Davvero? Cioè, mi hai fatto sprecare sti proiettili per niente? Mannaggia il fluido chimico. Allora, vediamo. L'ho presa. L'ho presa. L'ho presa, ma non so come ho fatto. È arrivato quel brutto mostro. Per forza! Di certo non posso affrontarlo. Accetto qualsiasi aiuto. Vabbè. Puttale via. Ragazzi, non ho parole, veramente. È stato un po' lungo, a dire la verità. Però è giusto così, anche perché credo che il gioco duri sulle 3-4 ore. Se si esplora molto ci si perde. Quindi 3 ore, credo che comunque non sia male questo inizio d'avventura. Ecco, sono in una situazione abbastanza avanzata, anche perché abbiamo due maschere su 3. E alla terza maschera credo si sblocchi probabilmente la parte finale di questo DLC. Non so assolutamente cosa mi aspetta, quindi
La tensione quando affronto le varie stanze è tanta, però è anche figo appunto questa parte qua di mistero, no? E di tensione, un pochino di paura. Grazie a tutti ragazzi, buon Halloween ovviamente, perché oggi è il 31, sì, quindi ragazzi, ci vediamo nei prossimi episodi con appunto Shadow of Rose e tutte le altre serie e giochi sul mio canale YouTube. Iscrivetevi, lasciate un bel like, un bel commento e ci vediamo nel prossimo episodio. Alla prossima. Mistero, mistero e cagarella. Una coppiata mica da ridere.